Trasferta da dimenticare per l'Atlantide Pallavolo Brescia in terra pugliese. La truppa di coach Roberto Zambonardi è stata sconfitta per 3-1 dai padroni di casa di Castellana Grotte. Una prestazione senza mordente, quella offerta dai tucani poco aggressivi e assai discontinui in difesa e ricezione. Ben 11 li hai subiti nel secondo set. 23-25, 25-16, 25-19 e 25-17 i punteggi dei quattro parziali. Abbiamo giocato contro una squadra che era... che è fra le pretendenti al campionato, che voleva riscattarsi. Noi abbiamo vinto bene il primo set, abbiamo sprecato il resto della partita. Sicuramente merito della squadra di casa, soprattutto col suo posto che al servizio ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo sprecato tante occasioni, soprattutto nel terzo set, per breccare, per scappare, così come anche nel quarto lo avevamo ripresi, abbiamo commesso dell'ingenuità, degli errori gravi. E questa partita ci serve per riprendere quella cattiveria necessaria e indispensabile per affrontare un campionato di A2. Oggi purtroppo non ha funzionato niente o quasi niente. Merito loro sicuramente, perché dopo il primo set sono stati molto aggressivi in battuta e ci hanno praticamente precluso ogni forma di gioco. Quindi assolutamente merito loro. I demeriti nostri sono stati forse più caratteriali che tecnici. Abbiamo abbassato la testa troppo presto, questo non deve mai succedere, e credo sia la prima volta che succede nel corso della stagione, ma non deve mai succedere assolutamente. E niente, ritorniamo su e cerchiamo di ripartire da zero dimenticando questa partita. Ora testa da resettare in vista della sfida interna contro Motta, recupero della seconda di ritorno fissato per il 15 febbraio.